Amici all'ascolto, buonasera. Cambiamo completamente argomento questa volta, anche perché è doveroso, mi sembra, dato che solo da 2 giorni sono iniziati le lezioni per il nuovo anno scolastico e quindi mi è sembrato giusto e doveroso, ripeto ancora una volta, avere con noi in studio la preside del Ferdinando Borghese, Francesca Faranda, Buda. Ecco Borghese Faranda. la nuova addizione, Borghese Faranda. E quindi iniziamo subito con la preside che tra l'altro ha il numero più alto di alunni, ben 854, che rappresenta il record per quanto riguarda le scuole pattesi. E quindi subito la parola, come mai in questi anni c'è stato questo incremento di alunni? Ecco, sicuramente con questo incremento che sta registrando l'Istituto di Istruzione Superiore Borghese Faranda di Patti, ecco, da 3 anni a questa parte, è il frutto di un lavoro di squadra, di una squadra che comunque era già preesistente, ovviamente con qualche sostituzione perché per naturale modifica dell'assetto organico dovuto ai pensionamenti, ai trasferimenti, ecco, magari di personale che non era abitante a Patti e quindi comunque richiedeva ovviamente di tornare nei propri territori. E comunque, ecco, dico, questo incremento che si è avuto in questi ultimi 3 anni, un incremento notevole, ecco, mi permetto di dire, perché la scuola, il Borghese Faranda, l'ho preso in carico il 1 settembre 2012, appunto quando sono stata nominata alla direzione di questo istituto, con 630 alunni. Siamo a 854, ecco, nel giro di soli 3 anni. È una crescita notevole che, appunto, ribadisco essere un bel prodotto, ecco, di un lavoro di squadra. Una squadra che comunque, ecco, dico, si è sentita valorizzata, si è sentita molto spinta a fare sempre meglio, perché, ecco, diciamocelo pure, ecco, il ruolo di un dirigente che è un coordinatore di risorse, non solo strutturali, economiche, ma soprattutto umane, che sono quelle che fanno la Perfetto. scuola. Ecco, possiamo dire allora che, ecco, andando in dettaglio, che sono ben 561 fra, come si diceva ai miei tempi, istituto geometra e commerciale, adesso c'è anche il nuovo istituto, Vabbè, adesso diciamo si chiama in un altro modo, la però riforma, ecco, ecco, la riforma Gelmini certo. ha non solo, ecco, modificato il nome degli indirizzi, Perfetto. ma ne ha modificato anche la struttura, i piani di studi. Ecco, quello che una volta, ecco, voi ricordavate come sezione di geometri, adesso è la sezione di periti in costruzione, ambiente e territorio. Quelli che erano i ragionieri adesso sono i periti in amministrazione, finanza e marketing, introdotti, ecco, già da qualche anno, ecco, prima che io arrivassi nella scuola, anche l'indirizzo del turismo. Certo. E invece, ecco, dall'anno scorso, ecco, quindi introdotto durante, ecco, la mia gestione, il nuovo tecnologico, chimica e biotecnologie sanitarie. È stato Perfetto. appunto autorizzato lo scorso anno dall'assessorato e che già è al secondo anno di attivazione, perché l'anno scorso c'era una prima, quest'anno ci sono due prime, quindi Certo, inoltre due prime e una certo. seconda. C'è da aggiungere anche l'istituto il Faranda e quindi c'è Allora, col altro ecco. dimensionamento appunto che è entrato in vigore dal 1 settembre 2012 e che, ripeto, ho preso in carico appunto appena arrivata, c'è stato, ecco, l'accorpamento con l'Istituto di Istruzione Superiore GEPI Faranda, che molti ricordano come individuabile con il termine istituto Professionale. professionale, ma adesso, ecco, diciamo, Certo. anche questa sezione, ecco, della nostra scuola si è arricchita con gli indirizzi dell'Istituto Tecnico Tecnologico, con le specializzazioni elettronica, elettrotecnica e meccanica, meccatronica ed energia, più Perfetto. l'istituto professionale con la sezione di manutenzione e assistenza tecnica, che un po' riprende, ecco, quello che era il vecchio ordinamento, ma rinnovandolo e Ecco.
Integrandolo anche nell'assetto ordinamentale. Sempre andando ad analizzare. L'Istituto Tecnico per l'Agricoltura, certo, appunto la sezione, certo, che è ubicata in via Trieste, con i due indirizzi, Istituto Tecnico o Tecnologico Agraria, sezione agraria, agroalimentare e agroindustria, e la sezione di istituto professionale con i servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Andando ad analizzare ancora di più ed in dettaglio, ecco la cosa pratica che interessa maggiormente soprattutto agli studenti e alle loro famiglie, ecco, se è aumentata, cioè da parte delle aziende di cercare di trovare i ragazzi che sono in grado di poter affidare a loro già un primo impiego al momento subito del diploma. Allora, sicuramente con le specializzazioni che caratterizzano la nostra scuola sono tutte bellissime, con grandi potenzialità. Certo, certo il settore delle industrie o anche delle attività produttive, ecco, nei nostri territori purtroppo sappiamo essere un po', certo, carente. Molte sono le industrie che comunque hanno chiuso i battenti, purtroppo per noi, però ecco, dico, ci sono delle belle realtà soprattutto nel settore della meccanica e dell'elettronica. Abbiamo rapporti con Plastitalia, con la Irritec, che sono delle industrie molto rinomate, ecco, non solo a livello italiano o europeo, anche a livello mondiale. Ecco, basti parlare della Irritec per esempio e Plastitalia, queste sono delle industrie che hanno proprio, ecco, un peso nell'economia mondiale. Ecco, queste industrie reclutano ovviamente i migliori della nostra scuola. E i ragazzi, ecco, del settore dell'agricoltura, ecco, sicuramente possono avere la possibilità di essere inseriti, diciamo, nei territori a noi più prossimali, nel settore per esempio del vivaismo, degli agriturismi. Il settore delle costruzioni. Allora, c'è da dire che comunque che molti dei nostri ragazzi continuano il loro percorso nell'università, sono parecchi appunto i ragazzi che proseguono appunto in questo settore, il settore della costruzione, ecco, vede tanti dei nostri ragazzi che comunque, ecco, si iscrivono alla facoltà di ingegneria o di architettura, che sono, ecco, ritengo, la naturale prosecuzione di un percorso, certo, di studi che è assolutamente, come si dice, non ha eguali, perché, ecco, dico, chi deve fare studi di ingegneria, quale sarebbe la scuola più idonea per lui? Ecco, sicuramente costruzione, certo, ambiente e territorio, perché nel piano di studi, ecco, l'elevato numero di ore di discipline come progettazione, costruzione e impianti, come estimo, come topografia, ecco, sono delle discipline di indirizzo che caratterizzano, veramente, questo settore, che sicuramente, ecco, non hanno eguali in nessun percorso. Ecco, dico, quindi i ragazzi di costruzione, ambiente e territorio, ecco, molti comunque proseguono i loro studi nei percorsi universitari, principalmente ingegneria e architettura. Ecco, alcuni dei nostri ragazzi hanno già superato le fasi di selezione del Politecnico di Torino, ecco, dico, non solo quest'anno ma anche anni passati. Ecco, ragazzi media, che hanno superato l'esame brillantemente prendendo 100, ecco, dico, non sono in pochi. Perfetto, in media è possibile quantificare, soprattutto lo scorso anno quando non sono stati assunti? No, ecco, dico, la quantificazione numerica, ecco, dico, io No, con i numeri ho un brutto rapporto, nel senso, ecco, dico, dovrei, per non dare numeri errati, meglio non dirli. Perfetto. Ecco, sicuramente i migliori hanno trovato occupazione. Ecco. Il settore del turismo, purtroppo, ecco, dico, la nostra Sicilia, che è una terra così bella, così piena di tanta attrazione, spende poco, investe poco nel turismo. E quindi, ecco, noi stiamo cercando appunto di formare degli operatori del settore, che sono appunto i nostri ragazzi, che possono dare un apporto notevole per implementare. L'indirizzo nuovo, chimica e biotecnologie sanitarie, ecco, il loro mondo, ecco, sarà il mondo della sanità. Ecco, dico, ancora è presto per poter dire le possibilità, siamo ancora al secondo anno, inizio del secondo anno. Certo, è una bella realtà questa qui, dico, sicuramente saranno attivati nel corso di questo triennio, poi di specializzazione, i protocolli d'intesa anche con l'ospedale, ecco, perché comunque bisogna fare anche le attività di alternativa
alternanza scuola-lavoro e quelli saranno Perfetto. I settori. Ripeto, la formazione di un chimico e biotecnologia sanitaria per chi comunque ha voglia di proseguire nel mondo della sanità e quindi iscriversi nelle facoltà tipo medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, chimiche e tecnologie farmaceutiche, ecco, questo sicuramente è il settore con la bellissima preparazione che avranno, perché nel triennio studiano per ben 17 ore settimanali sulle 32 del monte ore previsto, studiano discipline di tipo scientifico, cioè chimica generale e chimica organica, sono ben 7 le ore di chimica, poi 6 ore di igiene, anatomia, fisiologia e patologia, 4 ore di biologia. Ecco, mi permetto certo. di dire che nessuna scuola, ecco, può dare una formazione scientifica al pari di questa. Perfetto, cambiando completamente argomento e soprattutto per rendere sempre più accettabile, più appetibile nello stesso tempo l'istituto, ecco, quali sono le migliorie che sono previste per quest'anno, che già sono state realizzate, e ancora, ripeto, per renderlo ancora più attraente. Allora, nel corso di questi 3 anni comunque abbiamo attuato, ecco, tantissime modifiche, e grazie anche alle progettazioni, alla partecipazione ai piani operativi nazionali, cioè ai PON, quelli che si chiamano appunto, insomma, sigletta abbreviata PON, sia dal punto di vista della formazione che dal punto di vista delle strutture, come anche delle attrezzature, quindi abbiamo rinnovato laboratori che comunque erano già preesistenti, come il laboratorio linguistico e il laboratorio di economia aziendale. Sicuramente, ecco, dico, dei laboratori che erano già un po' datati, ecco, una scuola che mira al tecnologico in tutta la, diciamo, sua interezza, indipendentemente, diciamo, dalla specificità di indirizzo, deve dare Perfetto. In mano ai propri ragazzi sicuramente, ecco, delle attrezzature all'avanguardia. Quindi l'anno scorso, Perfetto. Appunto, grazie ai finanziamenti del PONFESR, abbiamo realizzato, quindi abbiamo rinnovato il laboratorio linguistico e il laboratorio di economia aziendale al plesso del Borghese. Al plesso di Via Kennedy è stato realizzato il laboratorio di domotica, certo. Che tanto, ecco, va anche alla grande dal punto di vista anche delle innovazioni tecnologiche. Al plesso di Via Trieste, al plesso dell'Istituto Tecnico Agrario, abbiamo realizzato il laboratorio di pastorizzazione. Più sono state acquisite, sempre tramite un bando dei PON, sono state acquisite per tutte le classi dell'istituto le LIM, appunto delle lavagne interattive, che ormai, ecco, rappresentano la nuova lavagna, dico che sicuramente certo, non va sì. a sostituire, la va ad affiancare, okay. ecco, sicuramente. Più tutti i tablet, ecco, tutte le classi sono dotate di tablet per l'utilizzo del registro elettronico, perché dall'anno certo. scorso, da 2 anni fa, abbiamo iniziato in via sperimentale su qualche classe, dall'anno scorso è a pieno regime in tutte le classi certo. il registro elettronico, che permette una bellissima interazione fra scuola e famiglia anche da casa, certo. ecco, per poter... Senza dimenticare che ci sono novità anche, almeno così sì, ho sentito dire, per quanto riguarda le strutture sportive. Certo, ma non è solo struttura sportiva, ecco, noi abbiamo acquisito anche un finanziamento di 750.000 euro che ha permesso alla scuola di rideterminare, riqualificare un po', ecco, dico quello che un po', parecchio, ecco, dico quello che era l'assetto strutturale al plesso Perfetto. Del Borghese. In che cosa consiste questo tipo di finanziamento? Cosa è stato realizzato? Noi siamo in fase di ultimazione, appunto, dei lavori. Sono già state realizzate con la risistemazione dell'atrio, con le coperture, via di seguito. Poi alcuni infissi che non erano stati precedentemente, ecco, cambiati, ecco, dagli interventi provinciali. E poi diciamo, le attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche per certo. i ragazzi con disabilità, perché abbiamo sia questi sono già montati, ecco, sono già in atto, e i cosiddetti scoiattoli sono dei montacariche, ecco, che permettono ai ragazzi di poter accedere, visto che certo. nell'istituto ci sono parecchie scale, essendo su più piani e ovviamente su più versanti,
appunto l'accesso anche alla palestra, ecco, diciamo è superata ogni barriera architettonica. Ultimo lavoro che deve essere completato appunto per questo settore è l'impianto dell'ascensore. Dell'ascensore, Questo è perfetto. l'ultimo proprio, l'ultima ciliegina, ecco, per la nostra torta. Poi per quanto riguarda diciamo la parte correlativa alla ristrutturazione dei bagni, perché alcuni bagni sono stati appunto rifatti grazie a questo finanziamento. Poi in un'ala, che è quella un po' la più calda, ecco, perché è più esposta, ecco, al sole, Sole. è dotata di impianto di condizionamento. Perfetto. Per concludere, ecco, dico questo intervento, ecco, il rifacimento dell'impianto sportivo. Ecco, la Perfetto. scuola era dotata già, come sicuramente voi sapete, ecco, di una palestra scoperta, che è quella nel cortile retrostante appunto la scuola. Questo è stato completamente, ecco, rimodulato. Non solo dal punto di vista del manto, ma è stato proprio completamente rifatto tutto l'impianto, la fossa del salto in lungo con la pista, ecco, di atletica. Poi vabbè, è un campo polifunzionale, si dice, perché può essere utilizzato sia per attività di basket, pallavolo, più la pedana del lancio del martello, che Perfetto. diciamo si trova sulla Insomma, parte sulla buona laterale. scia, ecco, magari c'è qualcuno che non se lo ricorda, che lo ricordo io, che la squadra dell'allora Borghese è stata campione d'Italia della squadra di calcio. Siamo È opportuno ricordarlo. nel prosieguo, ecco, di una Certo, tradizione, ecco, perché perfetto. comunque l'attività sportiva nella nostra scuola C'è sempre stata, sì. c'è sempre stata, ma la stiamo ulteriormente potenziando già da qualche anno, non solo con la partecipazione ai giochi sportivi, che quella, diciamo, è una cosa più, diciamo, comune anche a tante altre scuole, per carità, non è sicuramente segno né di innovazione né di Perfetto. peculiarità. Ma abbiamo anche impostato una programmazione appunto per dare una specializzazione ai ragazzi che scelgono il settore economico nella specializzazione amministrazione, finanza e marketing, appunto dando un orientamento sportivo alle discipline, Ok, consistente appunto in certo. un'ora in più di educazione fisica. Ultima domanda, tutti in una sintesi, che sono più di una chiaramente. Sì. Come vengono accolti i migranti, cioè gli extracomunitari, se ce ne sono, se c'è il fenomeno del bullismo e nello stesso tempo come riuscite subito a contattare i genitori in caso che qualche alunno incominci a fare dei capricci, tra virgolette. Prego, iniziamo Allora, con i il migranti. fenomeno dei migranti, ecco, possiamo dire comunque che nella scuola abbiamo pochi, ecco, pochi ragazzi. Diciamo la percentuale, ecco, se magari poi lei mi chiede le percentuali, è molto bassa, perché circa Certo. un massimo dello 0,5%, ecco, appena arrivata, ecco, un monitoraggio proprio dal ministero. Ecco, sono pochi ragazzi Comunque si inseriscono ma si subito. inseriscono subito, perché comunque, ecco, dico, i compagni, ecco, hanno una bella, così dice, anche capacità di Certo. accoglienza, anche guidata e coinvolta da parte dei docenti, che si adoperano sempre ovviamente per il benessere di tutti quanti. Fenomeno del È bullismo, fenomeno fenomeno opposto, del del bullismo, bullismo. fenomeno del bullismo, dico, sono 3 anni che sono nella scuola. Fenomeni, ecco, di così conclamata e definita situazione, ecco, mi permetto, ecco, dico, di dire no, non ne ho ancora visti. Diciamo, le piccole liti fra ragazzi e così, questo penso che fanno Certo. parte della vita di tutti noi. Ecco, anche noi abbiamo litigato con i nostri compagni, abbiamo fatto pace, ci siamo abbracciati e abbiamo litigato di nuovo. Ecco, Ultima domanda, che era proprio quella, sì. di come avvisare i genitori, specie per quanto riguarda il fenomeno, tra virgolette, droga, hashish e così via. E allora, ecco, dico, nella scuola è attivo un servizio, il servizio di CIC, che è uno sportello di ascolto, ecco, con diciamo che è affidato a un esperto esterno, alla dottoressa Lomenzo, che già da anni Certo. comunque, ecco, svolge questo tipo di servizio nella scuola. Ecco, lei ha un percorso settimanale, ecco, di attività con i ragazzi.
Sicuramente la squadra è molto attenzionata, anche perché io sono in filo diretto, ecco, con il capitano dei carabinieri. Infatti ho già detto al mio collaboratore vicario, l'ingegnere Natoli, di già mettere in atto tutte quelle procedure anche di raccordo Perfetto. con l'arma dei carabinieri o la polizia, ma anche la guardia di finanza, non solo, ecco, per sopralluoghi anche con Certo. le unità cinofile, ma anche per fare degli interventi, diciamo, sui ragazzi dal punto di vista di convegni e quant'altro. Le famiglie sono molto attenzionate, perché comunque, ecco, noi abbiamo in ogni classe il loro coordinatore, che ha un grande contatto, ecco, con la famiglia. Il registro elettronico, ecco, mi permetto di dire, ecco, che l'abbiamo voluto intensamente, ma non solo per poter dire, ecco, la nostra scuola è avanti anche da questo punto di vista, ma senza tralasciare quello che è il rapporto umano con le famiglie. Ecco, sicuramente, ecco, registro elettronico dai genitori, da casa propria, ecco, di poter, beh, anche da casa, così tranquillamente, seguire Esso, giorno per giorno, perfetto, ma esso è quello che va senza pensato. tralasciare quello che è il Certo, va rapporto bene. umano. Ecco, Presidente, mi sembra che abbiamo toccato tutti i vari punti di interesse per i ragazzi. Mi sono dimenticato di qualche cosa? Diciamo che la scuola, se posso andare a ruota Sì, libera, no, senza domanda, non lo so, senza così, ecco, domanda. in sintesi può Ecco, dire. sicuramente con la nostra scuola, dico, ha iniziato già da 3 anni un bel percorso di innovazione. Vorrei citare anche tutte le esperienze di natura linguistica che comunque, ecco, hanno caratterizzato il nostro percorso in questi anni. Abbiamo avuto, ecco, tutti i finanziamenti per tutte le attività che abbiamo richiesto, sia dal punto di vista del progetto Comenius, perché abbiamo avuto Certo. il bilaterale, il multilaterale. Abbiamo permesso, dato la possibilità ai ragazzi di fare la mobilità individuale, alunni, 3 ragazzi sono andati per 3 mesi a Valencia con uno scambio, ecco, di ragazzi che poi sono venuti 3 mesi qui a studiare in Italia. E abbiamo partecipato e ottenuto tutti i finanziamenti dei progetti PON C1, che sono quelli, appunto, che promuovono lo studio delle lingue. E i nostri ragazzi sono andati il primo anno a Parigi e a Londra, e poi con l'ultima annualità, quella che è iniziata l'anno scorso e che è proseguita anche quest'anno, 3 progetti avevamo presentato e ne sono stati finanziati Perfetto. tutti e 3, a Parigi, a Londra e a Madrid. E Bene, l'ultima ecco. novità, ecco, che ci tengo anche tanto a pubblicizzare, a precisare, ecco, da quest'anno è partita, su autorizzazione del provveditorato agli studi, una classe terza dell'indirizzo turistico, che ha come terza lingua il tedesco. Diciamo, che offriamo alla nostra utenza sicuramente tantissime opportunità. Il tedesco, ecco, che magari entra a piccoli passi, perché sicuramente è una lingua un po' più complessa rispetto allo spagnolo. Lo spagnolo, già anche come Sì, è vicino all'italiano, essendo una insomma, lingua neolatina, ecco, latina, certo. sicuramente ha una radice comune. Però, ecco, dico, non dimentichiamoci quanto l'economia parla tedesco, parla Perfetto, e molto questo è meno importante, spagnolo che certo. tedesco. Quindi, ragazzi e genitori, ecco, non vi fate, diciamo, attrarre solo e esclusivamente da quello che può essere il più facile, lo spagnolo, ma andate a quello che più che altro è una forma di investimento per i vostri figli e per la loro formazione. Bene, ringraziamo la preside Francesca Buda, grazie per la cortese attenzione a voi cari telespettatori e tutti e buon proseguimento con i nostri programmi.